Ok, da quanto tempo ti sei approcciato al trading e anche sul Forex? Ma fai conto da 4-5 anni, ecco. Ok, e come hai Sempre cominciato? con dei Quali erano risultati. le analisi che facevi prima di conoscere me? Praticamente il solito modo con cui si approccia la massa sostanzialmente, per cui all'inizio cerchi delle informazioni o sui libri o su internet, quindi approcciando all'analisi tecnica, totalmente discrezionale, quindi non facendo conto assolutamente dell'aspetto emotivo è legato alla gestione del portafoglio, che è l'aspetto che con il tempo ho imparato a essere l'aspetto più importante, ancora più importante dell'entrata sul livello giusto o sbagliato, ecco. Ok, Per cui giustamente tu niente, per dici che. cui nel tempo mi sono accorto che questo approccio. Quindi giustamente tu dici che Dimmi, dimmi. bisogna necessariamente adottare, perché prima cosa, un money management ferreo, solido, che abbia più di tutte la probabilità di portarci in profitto nel lungo periodo soprattutto. Assolutamente. Dettaglio? Paradossalmente, Sì. pur avendo, se una ha una gestione assolutamente ferrea, quindi entrando con delle posizioni che sono assolutamente adeguate rispetto al proprio portafoglio, per esempio, io quello che ho fatto negli ultimi periodi è utilizzare delle size veramente piccole, ridicole, talmente ridicole che se anche mi va contro non mi dà ansia, perché io dico lo lascio lì, poi quando mi ritorna nella mia direzione, poi lo chiudo quando mi va in profitto, Ottimo. no?